Siete qui oggi a protestare per quale motivo? E ancora una volta si mettono in discussione i posti di lavoro. Potrebbe essere un 1° maggio nero per 24 lavoratori a tempo determinato della Boni, azienda appaltatrice delle pulizie sull'Intercity e negli uffici della stazione di Lecce, il cui futuro lavorativo è appeso a un filo. Ci sembra paradossale che un'azienda che sta lavorando con degli straordinari, con molto lavoro, debba comunque non rinnovare i contratti, a questi Nel lavoratori. passaggio di appalto, a partire da maggio, 24 lavoratori rischiano infatti di non poter godere dei vantaggi della clausola sociale. A partire da maggio, l'appalto, fin qui gestito dai 47 lavoratori in organico della Boni, sarà spacchettato in tre parti: pulizie su Intercity notte, pulizie su Intercity giorno e pulizie negli uffici. Ci tengo a dire che il contratto partirà dal 1° di maggio, per cui i lavoratori che hanno il contratto in scadenza il 31 di marzo hanno il diritto di vedersi il contratto rinnovato a tempo indeterminato. Non cambierà dunque il volume del lavoro. Nel passaggio da una ditta alle altre è garantita per effetto della clausola sociale l'assunzione dei lavoratori a tempo indeterminato, in totale 23, e invece a rischio quella dei lavoratori con contratto in scadenza o già scaduti. Inoltre, proprio per richiamare a responsabilità la politica nazionale e regionale, sono circa 3 mesi che da Lecce non sta arrivando più il treno Venezia-Lecce nel silenzio più assoluto della politica. È ora che si sveglino tutti quanti. Intanto i sindacati hanno ottenuto la convocazione da parte del prefetto, il cui incontro è fissato per il prossimo martedì.